Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video di WWE 2K18. Oggi ci troviamo qui praticamente con Triple H subito che ci dice: pensavo che avessimo raggiunto un accordo. Fai esattamente quello che ti dico io. È il mio ultimo avvertimento. Me ne frego le tue penali, anni fanno decidere le mie prossime mosse. Sapete che vi dico? Saranno anni fanno. Questa situazione che si è creata non è niente di personale, spero che tu te ne renda conto. Come sempre, Sanni fanno a decidere le mie prossime mosse, io mi limito a eseguire. Capisco che per te sia una cosa nobile, ma non sono loro a pagarti lo stipendio. Pensaci, la prossima volta che ti viene voglia di fare il rivoluzionario, basta. Parliamo ragazzi con Todd. Sì, stiamo andando praticamente, ti vedo diverso, stiamo andando contro l'autority, contro tutto. Comunque, e se parlo? Ancora peggio. Meglio così, voglio che se ne renda conto anche WWE Universe. Come ti pare, il ring è tutto tuo. Vinci questo promo. Stiamo andando avanti a promo, ragazzi. Vabbè, comunque. Eccoci al momento del promo. Vediamo un attimino. I miei fan non meritano di vedere la mia presenza. Quindi devo smettere di starmi addosso. Ti puoi dire di stare attento a quello che dico. Ti mostro tolto algo. I miei fan non meritano di vedere la mia presenza. Farmi combattere in un match che non avrà trasmesso l'insulto a me e ai miei fan. Ora vogliamo unire il pubblico e andiamo in direzione. Sono loro a pagare i vostri stipendi. Non riuscite a mantenere avanti la baracca in WWE Universe. I miei fan non si meritano questo. E te pareva se non arrivava Kevin Owens. Ehi, è arrivato Mr. Money in the Bank. Lex, Mr. Money, ti stai prendendo cura della mia valigetta? Spero di sì, perché non vorrei privarti delle vostre ultime notti insieme. Godi ogni secondo, perché dopo il summer se non avrete un nuovo Mr. Money in the Bank. Ti comporti come ti... Ho solo bisogno di fare questa situazione. Sono sicuro che mi fanno vogliono che ti faccia a pezzi. Vediamo questo. Dopo tutte le volte ci sono rimasto fregato, l'unico desiderio che ho è mi fai da questa squale situazione e trovo una posizione decisamente più stabile. Capisco che la direzione... Sì, arresti a concentrarmi su un pivello qualsiasi, ma non è del perché debbano riservare lo stesso trattamento a un vincente come me. Mi sembra piuttosto evidente il motivo per cui le decisioni si siano col fiato sul collo. Non si fidano più di te. Sembra che qualcuno tra gli altri papaveri l'abbia mai. Sempre qualcuno tra gli altri papaveri l'abbia mai fatto, si intende. Renditi conto, finora ti hanno aiutato, ma non sono mai stati veramente dalla tua parte. Faccio fatica a credere che si faceva. Adorano vedermi umiliare a quel che era ammollito. Vediamo questo. Ma insomma, se non lo sai, mi fanno adorare vedermi umiliare quelli rammolliti che penso di potermi battere. Quelli come te sono solo l'antipasto. Ma mi chiedo, quando arriverà la portata principale? Tu da solo basti a malapena a stimolare l'appetito. Se ingrassassi un po', magari. Giusto per fare riferimento al suo peso. Non sono l'unico a pensare che non sei degno di quella valigetta. Ma sono tra i pochi ad avere il coraggio di dirlo apertamente. E non so, l'ultima volta che ti sei fatto vedere sono per pavoneggiarti. Hai fatto figo il pallone gonfiato. Chi stai provando a convincere te stesso? Personalmente, mentre voglio raggiungere il livello del mega superstar. Ogni megastar ha una storia diversa da raccontare sul percorso che porta ad essere una comune superstar dell'Olimpo del wrestling professionista. Io stesso sto scalando la stessa montagna. Non mi interessa essere solo una superstar. Voglio respirare la stessa aria degli dèi di questo sport. Non hai ancora usato quella valigetta, vero? Devi essere una di quelle superstar che aspetta il momento migliore. Personalmente non sono affatto d'accordo. Bisogna usarla appena possibile e rischia di perderla, come sta per capitare a te. Appena sarà mia, ti assicuro che la userò immediatamente. Ma non potrà mai essere tua, a meno che non fanno un match particolare. Il WWE apprezza i match più combattuti, lo stravinto. Il WWE Universe non ha un problema a guardare un match poco equilibrati, lo so, però sono convinto che raggiungano il massimo dell'esaltazione quando il risultato rimane in bilico fino all'ultimo secondo. È l'incertezza a tenerli col fiato sospeso fino alla fine. Tu purtroppo non riuscirai mai a produrre un'euforia del genere. Questa è l'ultima parola. Affronterai una battaglia che non puoi vincere. La forza arriva all'interno e ti insegnerà la mediocrazia a pugni. Mi ergo contro coloro che non aiutano il prossimo. Affronterai una battaglia che non puoi vincere. Stai per affrontare una battaglia che non hai alcuna speranza di vincere. Sarà un piacere per il vero Mr. Money in the Bank prendere i tuoi sogni e infrangere davanti ai tuoi occhi. Forse così imparerai qualcosa. È deciso dunque. Ladder match con valigetta e titolo in palio. Ci vediamo, ragazzino. Wow, what a reaction from the WWE Universe. I can't believe what we just Allora, saw. è un bene e anche un male. Perché? In teoria, se c'è la valigetta in palio, è buono assolutamente. Cioè, la valigetta, il titolo in palio è buono. Ma il problema è che c'è pure la valigetta. Quindi, in sostanza, chi vince, vince tutto. Questo
The Rock, forse non te ne sei reso conto, ma The Rock sì, hai fatto colpo. Detto questo, però, The Rock ha una domanda per te, mi dà fastidio parlare in terza persona. Prego, chiedi pure. Chi conta di più nella WWE? Il WWE Universe. Il WWE Universe, ovviamente. Esatto, bravo, così ti voglio. The Rock trova notevole la tua prontezza mentale. Un sacco di gebroni tendono a dimenticarselo, vabbè. Il pubblico spende i propri sudati risparmi per vederti dal vivo, al momento non hai ancora milioni di fan, ma meritano comunque il tuo rispetto. Ricordo quando mi sono trovato di fronte a 20.000 persone che gridavano Rocky fai schifo. In seguito però The Rock ha capito che in realtà non odiavano lui, odiavano la sua mancanza di sincerità. E quando Rocky è tornato e ha gettato la maschera, i tappeti mi sono notato il cambiamento e quel giorno è nato il vero The Rock. Wow, mi hai aperto la mente, ci puoi scommettere. Continua a essere te stessa, a essere la persona in cui loro hanno fiducia. Sì, The Rock. Ma quella è cosa. No, non è Nia Jax questo. Come si chiama? Tamina. Sì, infatti. Questo incontro che ti darà una svolta alla tua carriera, in positivo o in negativo? Grazie, troppo gentile. Ragazzi, questo è il pay per view. In bocca al lupo, crepi, lui non il lupo. Ehi, calma, ne abbiamo parlato, no? Sempre avere un alibi pronto. Se proprio insisti. Adesso vai e vinci quel titolo. Vinci il WWE United States Championship. Non vai con le vittorie per squalifica o count out. Usa la scheda per eseguire una mossa contro il tuo avversario. Esegui un momento OMG. Va bene. Ok, ne posso fare diversi momenti. Un G, la scheda la posso usare. Va bene, andiamo a vincere questo titolo. Questo è SummerSlam, ragazzi. Titolo in palio e ci prepariamo a un grande scontro. Peccato che non hanno messo la valigetta in alto. Allora, Kevin Owens era partito bene per il solito errore mio. Poi sono riuscito a schivare Hellman e ora insomma ci lanciamo subito in un'acrobazia. Kevin Owens should be celebrating. Oh, le schiva. Kevin Owens connecting there with a good shot. Ora mi farà male. Vabbè, è un Underdog Suplex, niente di che. Ok, ho una schivata e sono pure ridotto male. Vai lì. Dropkick devastante nella schiena. Vediamo che abbiamo qua fuori di da poter usare. Un'altra scala, solo scale. Bravo, bravo, fai esattamente quello che volevo. È esattamente quello che volevo. Ciao, non so come butta Owens. Sai che ti dico? Ci vediamo sotto Owens. Dopo lei dalla cima della scala. Non ti seccare, vado a prendermi il mio titolo. No! Uno. Due. Tre. Ai. Quattro. Cinque. Oh! Oh, maledizione! Ai cazzo! Vieni fuori, forza Owens, davanti! Guarda, una schivata questa. Io sono di tutto peggio di Kevin Owens. Scusa Owens. Perdonami, ma è arrivato il momento di picchiarti. Bellissimo, non mi è partito il comeback perché c'è la scala in mezzo alle palle. Dove vai? Vai all'angolo, Owens. Prepariamoci a rincorsa. Chop devastante. Mamma mia, quante scale. Rincorsa, standing drop kick. Ok,
WWE.com poll had him as the overwhelming favorite leading into this match, but he's definitely not looking like the favorite so much right now. Clearly, they're both running on fumes right now. Oh, se me la fai usare sta scala come dico io, mi stai dando fastidio. Tank reaches empty first. Ai cazzo. And he gets him with the counter. Becca di questo. Here he goes. Face DDT. That might just be the final nail in the coffin. Forza. Che fatica. Madonna che sono lento, sono senza stamina, senza niente. Non so se. But let's not forget, you need full possession of it to be declared the winner. The ascent begins. C'è la vittoria, incredibile. The new WWE United States Championship Tiger. Se tutto è andato come doveva andare, vediamo. Sì, c'è la vittoria. L'obiettivo di stasera è vincere tutto. Coraggioso. Alla mia completa attenzione. Stasera è possibile conquistare tutto. Dopo il Money in the Bank e la vittoria della settimana scorsa, sei a un passo dal dominio completo sulla WWE. Apri le orecchie. Hai il titolo. Hai una valigetta. Caro Mr. Money in the Bank, hai dipinto un bersaglio sul tuo sul petto del campione. Allora scatenati. Vai fuori come la rockstar che sei e scatenati. Mira al centro. Mira al centro. Oh che mira. Proprio al centro. Grandissimo, l'hai già imparata. Dai dai dai, forza campione. Ottieni 100 punti in questo promo. Ok. Could this be about? He looks very focused and ready to make a point. He's not gonna keep us waiting, so let's find out. Si va per un super promo. Sono il miglior talento del mondo. La direzione deve sapere che non sono una marionetta. Grazie per avermi sollevato il monario. Vediamo. Che schifo. Grazie per avermi salvato il morale durante i momenti più difficili e impegnativi. È duro sopportare le difficoltà da soli, ma sentirmi per condividere con voi i miei fratelli ha fatto la differenza. Pronto? I vostri incitamenti sono il mio respiro, i vostri applausi il mio battito. I miei avversari vengono realmente da sé. Sono stato trattato particolarmente male. Vediamo. Sì, tutti sanno quanto sono stato trattato male. Non mi viene in mente una sola superstar che ha dovuto sopportare qualcosa di così vergognoso. Lo ammetto, stavo per smarrire la strada. Non sapevo più cosa era giusto e cosa era sbagliato, quale direzione seguire. Poi ho capito che voi eravate la mia guida. Quanto mi incitavi, mi sento rinascere. Ho lottato per arrivare fin qui. La mia valigetta. Sì, l'ho detto molte volte, ma vale la pena di ripetere. La mia valigetta è sapere aprire le porte di un nuovo mondo e lasciarmi in alto, verso le stelle. Il campione è forte, ma non fa alcuna difesa. Non importa come si sente, finirà schiantato. Non credete a ciò che accadrà. La mia sfida continua sempre e comunque. Non cambierò per nessuno. Quando combatto spero di condividere con voi le mie emozioni. Combo 2. Mi piace pensare che quando combatto voi condividete le mie stesse emozioni. Lo spero. Cazzo, ho fatto X. Sarò il campione che tutti voi volete. Eh sì, guardami WWE Junior, sarò il campione che tutti voi volete, il campione del popolo. Ci sono stati dei momenti che hanno acceso i vostri cuori e le vostre menti, le vostre guida. Vi chiedo di essere il vento che mi sostiene, che urla libero e selvaggio. Siatelo, io vi guiderò alla vostra nuova casa. 139 ho fatto. Avevo voluto fare meglio alla fine, però vabbè. Ci sta come pro. Sei pronto? Stasera è una buona occasione per prendere slancio. Un altro promo? Contro Nakamura e Rusev. Madonna. Mi secco. Non c'è un match per il titolo. Ragazzi, questo è un tornado. Tag team Elinesel. Cioè, è una mazzata praticamente. A saperlo avrei potenziato la mossa finale, quella della. La levazione dal gabbio. Ah, sono tutti e due dentro. Ok, io mi prendo Rusev. Va bene, Rusev, ho capito. Ma ti prendo io, attenti qua. Allora, la gabbia è messa molto larga. Non mi ricordavo che fossero così ora. Le gabbie.
Finito. Backdrop devastante. Ci abbiamo mossa speciale. Piosef ci saluterà tra poco. Vediamo. Ciao Josef. Josef. Facebuster DDT, la mia mossa finale. Vediamo lo schienamento, se Nakamura magari interviene, speriamo di no. Uno, due, tre. No! Ha reagito Ryusev. Non ha fatto niente con esso, ora ha reagito. Sono pure senza. Shinsuke Nakamura, ma dove vuoi andare? Sono dovuto intervenire perché obiettivamente, ragazzi, rischiava che Ono. Ora mi recupero un po' e me la prendo con Ryusev. Ryusev. Nakamura. Kishasha. Mi ha massacrato. Ho perso. No! Sono uscito dalla Kinshasa! Grazie, Nakamura. Mamma mia, quanto sei veloce. Grande mossa! Ora tocca a me, se non ti dispiace, Nakamura. Se non volevo il combo, che va bene comunque. Faremo comunque qualche cosa, almeno. Calcione? German suplex devastante. E adesso calcio al volo su Nakamura. Ryusev mi ha schivato la mossa speciale. Io la rischio a lui, ma adesso gliel'ho fatta. Leg drop devastante su Ryusev. Ragazzi, qui c'è la fine di Ryusev. Forza. 1, 2, 3 e c'è la vittoria. C'è qualche taglio qui due ore, ma in generale è piuttosto bene. Grazie. Benissimo ragazzi, da queste immagini è arrivato il momento di salutarci. Pertanto lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. In descrizione trovate tutti i miei social. Seguitemi su Instagram, che è il social che uso di più. Per questo video è tutto e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao a tutti.